C'era una volta un presidente, e questo è il titolo del libro scritto da Silvia Valerio. La ragazza 19enne, presente in studio al Chiamretti Night, dichiara di voler offrire la sua verginità al presidente Ahmadinejad, perché è un vero uomo rispettoso. A seguito di queste parole, il padrone di casa, Piero Chiamretti, ha cercato di provocare la signorina. Questo l'abbiamo visto, sentito anche da recenti telegiornali. Silvia, per difendersi dalle critiche, voleva leggere alcuni articoli che il buon Pierino gli ha strappato, gettando a terra anche il suo libro. Scusi, non mi interessa vedere nulla, guardi, non mi interessa, guardi. Allora, guardi, non mi interessa, guardi, non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. La ragazza, al gesto di Chiamretti, non ci ha visto più e ha abbandonato lo studio, rivolgendo dei gesti poco carini al pubblico che la fischiava. Per il momento la conduco ancora io. Se lei accetta le domande, io rispondo alle domande. Io non accetto di essere presente. E allora deve abbandonare la trasmissione, ecco, mi spiace. Prego, salutiamo la signora e arrivederci. Che mi tiri su le cose, perché... Adesso chiameremo uomini della protezione civile. Forse voleva dire solo che contro di lei non bisogna puntare il dito?